Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi cominciamo a parlare di sintesi cinematica, di meccanismi con coppie cinematiche superiori. E quindi a tal proposito devo richiamare alcuni concetti fondamentali che riguardano i profili coniugati, naturalmente. Questa è la condizione cinematica fondamentale che deve essere rispettata nel momento in cui parliamo della progettazione di meccanismi che prevedono la presenza di coppie cinematiche superiori. Bene, supponiamo di avere due profili generici, ognuno che sono tangenti tra loro, e ognuno di essi supponiamo che si stia muovendo con una propria legge di moto nel piano. Quindi ciascun profilo è, per esempio, potrebbe essere tranquillamente la biella di un quadrilatero articolato. Va bene? Questi punti, questi profili sono a contatto in questo punto, che noi indichiamo con P. Quindi abbiamo un profilo 1 ed un profilo 2, tangenti tra loro nel punto di contatto T. Questa retta che ho tracciato è la retta normale e questa è la retta tangente. Allora, dal punto di vista geometrico, due profili sono coniugati nel momento in cui presentano la stessa tangente nel punto di contatto, ossia la stessa normale nel punto di contatto, come vi ho appena rappresentato. Quindi questa è una prima condizione di natura geometrica. Ma dobbiamo chiamare in causa una condizione cinematica, perché noi naturalmente stiamo parlando di meccanismi, e vi ricordo che i meccanismi svolgono la funzione di trasmettere e trasformare o generare un particolare movimento, ok? Peraltro ci interessano le proprietà dal punto di vista anche cinematico. Cinematico vuol dire la geometria del moto, per cui inevitabilmente questo si porta presso anche delle condizioni geometriche, così come abbiamo appena detto. Allora, come accennavo prima, ciascuno di questi profili segue in generale una certa legge di moto nel piano, quindi nell'istante considerato ipotizziamo che la velocità del punto P appartenente a 1 sia rappresentata da questo vettore, ok? Vettore velocità di P appartenente a 1, in completa generalità del discorso, ok? Ora, affinché questi due profili siano coniugati, ossia rispettino la condizione di coniugio, che è di fondamentale importanza per la trasmissione del moto in maniera corretta, ecco, la velocità del punto P appartenente a 2 non può essere ovviamente assegnata in maniera altrettanto arbitraria, perché deve essere rispettata la condizione di coniugio. I profili devono essere coniugati. Ma in che cosa si materializza questa condizione di coniugio? A parole possiamo dire che i due profili, durante il movimento, e durante il movimento relativo in particolare, devono rimanere in contatto tra loro, va bene? Questo comporta che la componente di questo vettore velocità sulla normale, che è rappresentata da questo vettore, deve essere la stessa sia se consideriamo il punto P appartenente al profilo 1, sia se consideriamo il punto P appartenente al profilo 2. Ok? Per esempio, in completa generalità, ma nel rispetto della condizione di coniugio, il vettore velocità di P appartenente a 2 può essere, per esempio,
rappresentato da questo vettore, ok? O eventualmente da quest'altro vettore, non ha importanza per il rispetto della condizione di coniugio. Ciò che invece è importante è che questi vettori abbiano la stessa componente sulla normale, i profili nel punto di contatto B. Ok? Questa è la condizione che deve essere rispettata. Pertanto, se noi indichiamo questo angolo con alfa 1 e quest'altro angolo con alfa 2, essendo questa la velocità di P appartenente a 2, ok? Possiamo scrivere in forma scalare che la VP1 coseno di alfa 1 è uguale alla VP2 coseno di alfa 2. Possiamo dare una spiegazione intuitiva a questo discorso. È evidente che durante il moto relativo, se la componente della velocità 1 fosse superiore alla componente della velocità 2 sulla normale, questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che il profilo 1 tenderebbe a scavalcare il profilo 2 nella direzione della normale, cioè si verificherebbe quella che si chiama la compenetrazione, o quantomeno un tentativo di compenetrazione, ok? Se viceversa la velocità di 1, ipotizzando che uno sia il membro ponente, fosse o avesse una componente sulla normale inferiore a quella della VP2, ok? Vorrebbe dire che il profilo 2 nella direzione normale andrebbe più veloce di quanto il profilo 1 gli vada presso, quindi vuol dire che si staccherebbero. Ma affinché, ripeto, sia rispettata la condizione di coniugio e affinché si abbiano dei profili coniugati, questi devono sempre rimanere in contatto durante il movimento. In contatto correttamente, cioè non si devono verificare condizioni di compenetrazione o di stacco. Va bene? E come un esempietto banale, se noi abbiamo una automobile che segue un'altra automobile, in questo modo per esempio, con questo schemino, e siamo naturalmente nella direzione della normale, ok? Queste, affinché rimangano a contatto paraurti e paraurti, evidentemente la velocità in questa direzione, la V1, deve essere necessariamente uguale alla V2, perché se la V1 diventa più grande c'è compenetrazione, cioè c'è urto, va bene? Se la V2 fosse più grande della V1 si staccherebbero. Quindi affinché il contatto sia garantito, ripeto, le velocità devono essere uguali. È chiaro che nel generico moto piano, questo è un moto unidirezionale o monodimensionale, generico moto piano, è ovvio che noi dobbiamo fare riferimento alla componente sulla normale, ok? Questo concetto è di fondamentale importanza e vale per tutti i meccanismi che presentano delle coppie superiori. Ci sono due classi importanti che abbiamo già accennato a suo tempo quando abbiamo parlato di catene cinematiche, come ricorderete, che sono tutte le ruote dentate e tutti i meccanismi a carte. Va bene? Ok, questo è un discorso importante. Ma vista qual è la condizione che deve essere rispettata affinché due profili siano coniugati, ora ci poniamo un altro quesito, perché questo discorso va bene in termini di analisi, ma in termini di sintesi noi vogliamo vedere che curva è questa e che curva è questa affinché sia garantita una certa legge di moto con un accoppiamento cinematico corretto, tradotto con due profili coniugati, ok? Quindi fare la sintesi cinematica di un meccanismo a coppie superiori significa definire la forma dei profili, ok? Cioè delle curve.
delle curve nel piano. Ovviamente il discorso è valido in generale, no? Se ragionassimo con meccanismi spaziali, evidentemente dovremmo fare riferimento a delle superfici coniugate. Ma il discorso è più complicato, per il momento ci fermiamo nel piano. Ok, allora, rimanendo ancora nel discorso dell'analisi, un esempio, diciamo, classico in cui vengono applicati questi concetti, nel caso ideale, è quello delle leve oscillanti. Va bene? Allora, leve oscillanti che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo due profili, ecco, immaginiamo di avere un meccanismo così fatto. Questo è il telaio 1, questo è il membro 2 che riteniamo movente. Ok. E qui abbiamo il membro 2 che è anch'esso incernierato rispetto al telaio, quindi questo è il membro 2 ed è il cedente. Ok? Qui abbiamo una cerniera fissa O con 1, qui abbiamo una cerniera fissa O con 2. E i due profili di interesse naturalmente sono quelli sui quali si verifica il contatto. Va bene? Come vedete, essi sono a contatto in un punto, ragionando naturalmente nel piano, è ovvio che solitamente abbiamo, diciamo, anche la terza dimensione, quindi il contatto poi si riduce solitamente ad un segmento, ovviamente contatto teorico. Quindi in questo punto di contatto teorico, questa è la tangente, possiamo prendere anche la normale in questo modo, questo è il nostro punto di contatto P. Ok? Come vedete, i due profili condividono la stessa tangente e la stessa normale, pertanto dal punto di vista geometrico la condizione di coniugio è rispettata. Va bene? Ok, a questo punto analisi cinematica, sappiamo bene come fare, perché supposta assegnata la velocità angolare omega 1 del membro movente, noi vogliamo ricavare la omega 2, giusto? La omega 2 dipende da cosa? È dalla forma dei profili, ok? E dal particolare istante considerato, essendo questa un'analisi cinematica istantanea, ok? E quindi come sviluppiamo il discorso? Beh, innanzitutto, prima cosa da fare, andiamo a trovare la velocità vettoriale del punto P ritenuto appartenente al membro 2. Quindi posso dire che la velocità di P appartenente a 2 è uguale, scusate, questo chiamo la con omega 2, quindi omega 2 vettore O1P. Da questo prodotto vettoriale otteniamo questo vettore che andiamo a rappresentare, essendo la omega perpendicolare al piano, naturalmente il vettore velocità sarà perpendicolare alla congiungente, il rispettivo centro di rotazione che è il punto O con 1.
Quindi questa velocità di P appartenente, scusate, qui ho messo 2 da tutte e due le parti, pardon, scusatemi. Allora, questo è 1, questo è 2, a questo punto questo ritorna 1. Ok, velocità di P appartenente a 1, questo è tutto 1, o 1P. Ok, scusate. Bene. Allora, questa è la velocità di P appartenente a 1, questo diventa il membro M0, appartenente a 1, adesso dobbiamo calcolare la velocità angolare del membro 2. E allora dobbiamo rispettare questo discorso, ma applicare la legge dei moti relativi. Ok? La legge dei moti relativi. Quindi possiamo dire che la velocità di P appartenente a 2 è uguale alla velocità di P appartenente a 1 più la velocità di P2 è 1, che rappresenta la velocità relativa. Allora la VP1 è completamente nota perché l'abbiamo appena determinata. La velocità di P appartenente a 2 e naturalmente di questa conosciamo la direzione perché possiamo congiungere P con O2, ok, e naturalmente andare a considerare la perpendicolare a questa, in quanto P appartenente a 2 deve ruotare intorno a questo centro fisso di rotazione. Per quanto riguarda la velocità relativa, siccome i profili devono essere coniugati, la velocità relativa deve appartenere alla tangente comune, ok? Quindi anche di questa noi conosciamo la direzione. Quindi questa equazione vettoriale può essere risolta, come abbiamo fatto in precedenza, con un diagramma polare, per esempio, graficamente, un diagramma polare delle velocità. Va bene? Ok, questo diagramma polare lo possiamo sviluppare stesso su questa figura e quindi se noi andiamo a considerare la parallela alla tangente a partire dall'estremo del vettore della velocità di P appartenente a 1, noi otteniamo una costruzione di questo tipo e individuiamo questo punto di intersezione. Ok? Questa, la retta tratteggiata, è come detto parallela alla tangente comune, i profili coniugati. Ok? Possiamo anche chiudere questo diagramma polare delle velocità in questo modo, ottenendo, come ci aspettavamo naturalmente, un parallelogramma, perché è la regola del parallelogramma applicata ai vettori velocità, e quindi otteniamo che cosa? Otteniamo che questa, quindi la velocità di P2 è uguale alla VP1 più la VP21, quindi la VP21 è praticamente rappresentata da questo vettore, mentre la velocità di P appartenente a 2 è data da quest'altro vettore qui. Ok? Quindi questa è la velocità di P appartenente a 2, questo è il vettore velocità di P appartenente a 1 e questo è il vettore velocità di P 2, 1, cioè la velocità relativa, che è nota anche come velocità di strisciamento, perché se esiste una velocità relativa nel punto di contatto vuol dire che noi abbiamo strisciamento, quindi dal punto di vista fisico questo corrisponde allo strisciamento, ripeto, tra i due profili nel punto P. Ok? Bene, capite bene che questa costruzione implica il rispetto della condizione di coniugio.
se volete possiamo porla in evidenza in altro modo, perché l'aver fatto questo significa automaticamente aver imposto che i due vettori velocità, quindi 1 e 2, e in questo caso 1 e 2, abbiano la stessa componente, come vedete, sulla normale. Ok? Quindi questa è la componente, cioè la VP1 normale, che è uguale alla VP2 sulla normale. Questo implica, sottolineo, che i profili siano coniugati. Quindi attenzione, l'aver detto questo significa aver detto di avere una velocità di strisciamento sulla tangente. Ok? Benissimo, e quindi naturalmente dalla conoscenza della velocità di t appartenente a 2 noi possiamo facilmente ricavare la omega 2, che sarebbe la velocità di output, perché il meccanismo serve a trasmettere il moto, quindi io entro con una omega 1 col membro movente e voglio la omega 2, quindi la omega 2 sarà uguale semplicemente alla Vp2 scalarmente diviso O2P, e quindi ho ricavato appunto la velocità angolare del membro 2 e ho completato l'analisi cinematica per ciò che riguarda le velocità. Va bene? Attenzione! Il teorema di Kennedy deve essere sempre rispettato. Allora noi potremmo essere interessati a determinare la posizione del centro di istantanea rotazione nel moto relativo. Ok? È evidente che il centro di istantanea rotazione di 1 coincide con O1. Quindi qui abbiamo un P1, ovviamente ho una cerniera fissa, da quest'altra parte io ho un P2, sarebbe il centro di istantanea rotazione in modo assoluto, anche lì ho una cerniera fissa, quindi ho due pure rotazioni, ma il moto relativo naturalmente avrà un suo centro di istantanea rotazione, va bene? Ecco, allora, il teorema di Kennedy deve essere rispettato. Cosa dice il teorema di Kennedy? Il teorema di Aaron Old Kennedy afferma che P1, P1,2 e P2 devono essere allineati. Quindi vuol dire che il centro di istantanea rotazione del moto relativo deve trovarsi sulla congiungente i centri di rotazione, va bene? Quindi deve stare su questa retta che io ho appena tracciato. Ma dove si trova in particolare? Beh, è molto semplice. Perché? Perché noi abbiamo determinato il vettore velocità del moto relativo. E tale vettore velocità, che sarebbe P21, si trova sulla tangente ai profili. Ok? Quindi il vettore velocità P21 caratterizza il moto relativo. E dove si trova il centro? Noto che sia il vettore velocità sulla normale al vettore stesso, dal teorema di Chad, non ce lo dimentichiamo. Allora, il vettore arancione è quello relativo, cioè la velocità di strisciamento che appartiene alla tangente ai profili, prendo la normale e il P21 deve trovarsi esattamente su questa retta. Ma contemporaneamente il teorema di Kennedy deve essere rispettato, va bene? E quindi il P12 deve rispettare entrambe le condizioni. Dove si trova? Sul punto di intersezione. Ok? Quindi il P21, che poi coincide con il P12 naturalmente,
si trova qui. Questo è il centro di istantanea rotazione nel moto relativo. Ok? Per un meccanismo con coppie superiori. Ricordate quando abbiamo parlato del teorema Freudenstein per quanto riguarda il quadrilatero articolato, l'asse di collineazione, abbiamo ricavato per il quadrilatero il centro di istantanea rotazione tra membro movente e cedente. In quel caso però la trasmissione del moto tra movente e cedente era determinata da un sistema articolato per il tramite di una biella. In questo caso no, ho un contatto che presenta uno strisciamento e quindi una coppia cinematica superiore. È un modo diverso per trasmettere il moto. Ok, ma di conseguenza io posso andare a caratterizzare l'atto di moto relativo. Ok, conosco il centro di istantanea rotazione, che è P2,1. Conosco il vettore velocità nel moto relativo, un vettore velocità è sufficiente, e quindi posso risalire alla velocità angolare nel moto relativo. La velocità angolare nel moto relativo si ottiene banalmente in questo modo, quindi la omega 2,1 è uguale alla velocità di P2,1 diviso il 2,1P. E possiamo rappresentarla in, anche in verso, la direzione è sempre perpendicolare al piano della lavagna, il modulo è dato da quella relazione, e questa velocità relativa è questa angolare, quindi questa è la omega 2,1. Naturalmente questa stessa velocità angolare può essere ricavata applicando la legge dei moti relativi per le velocità angolari, cioè con riferimento alla omega 1 e alla omega 2, perché comunque deve essere rispettato che omega 2 è uguale a omega 1 più omega 2 rispetto a 1, ok? Anche per quanto riguarda le velocità angolari, e naturalmente il risultato sarebbe identico. Un'ultima cosa a questo proposito è che durante il moto relativo, siccome il rapporto di trasmissione non è costante, ok? Si capisce che non è costante in questo caso, il centro di istantanea rotazione nel moto relativo si sposta avanti e indietro, determinando una variazione dei raggi primitivi e quindi di conseguenza una variazione del rapporto di trasmissione. Infatti, se noi riteniamo il punto P2,1 come centro di istantanea rotazione del moto relativo e andiamo a considerare il suo movimento, perché questo è nel modo relativo, quindi il suo movimento rispetto ad 1, quindi 1 sta ruotando in senso orario in questo caso. Il punto P2,1 deve trovarsi sempre su questa retta per il rispetto del teorema di Kennedy. Ok? Quindi girando nel moto relativo è come se il P2,1 girasse all'incontrario. Ok? Cioè se io fisso per esempio un montante, un palo, insomma un elemento fisso, e io giro, è come se rispetto a me il palo stesse girando all'incontrario, no? Basta guardare sulla giostra che gira un lampione e sembra ai nostri occhi che il lampione stia girando all'incontrario, no? Al concetto di moto relativo, va bene? Quindi traccerà una certa curva. Questa curva non è una circonferenza, perché il rapporto di trasmissione non è costante. Sarebbe una circonferenza se questo punto rimanesse fisso nel sistema fisso. E allora nel moto relativo la distanza 1P2,1 rimarrebbe costante. E quindi il raggio costante traccerebbe una circonferenza, no? Mentre io giro è come se diciamo il P2,1 stesse girando all'incontrario, ma se questa distanza rimane invariata a questo punto traccerebbe
una circonferenza, cioè rapporto di trasmissione costante, cioè ruote circolari. Ma non è questo il caso, perché noi stiamo nella situazione più generale. Quindi siccome questo punto va avanti e indietro, sempre su questa retta, perché Aaron Kennedy deve essere rispettato, praticamente traccerà una curva. Quella curva che cos'è? È la traiettoria polare, perché sarebbe la traiettoria di P2-1 rispetto ad 1, cioè la traiettoria polare nel modo relativo ad 1. Allora, qualitativamente, la possiamo rappresentare in questo modo, ok? Questa la possiamo indicare come la traiettoria polare relativa ad 1, ok? Per esempio la P1, che come dicevo è tracciata da P2-1 rispetto ad 1. Analogo discorso vale per 2, e quindi P2-1 rispetto a 2 traccerà un'altra traiettoria, che è l'altra traiettoria polare. È lo stesso discorso del manovellismo, del moto di Cardano, stesso discorso. Solo che lì abbiamo considerato il moto di Biella, quindi un moto assoluto rispetto al telaio. Qui stiamo parlando di moto relativo, ma ormai sappiamo bene che il concetto di moto assoluto praticamente è, diciamo, analogo a quello di moto relativo, soltanto che, diciamo, è più intuitivo rispetto a quello del moto relativo. D'accordo? Allora qui mi traccio qualitativamente quest'altra curva, e quest'altra curva rappresenta la P2. Siccome queste sono traiettorie polari, il contatto tra le stesse è un contatto di puro rotolamento, velocità di strisciamento uguale a zero. Ok? Perché la velocità di strisciamento è uguale a zero? Perché il punto di contatto coincide con il centro istantaneo d'azione del modo relativo, cioè il polo della velocità, cioè deve avere velocità nulla. E quindi di conseguenza il contatto è di puro rotolamento con assenza di strisciamento. Perché vi dico tutto questo? Perché in realtà noi potremmo ottenere un meccanismo equivalente a questo basato sull'utilizzo delle traiettorie polari, che sono anche profili coniugati, naturalmente. Ok? Cioè, anziché avere il contatto in P, posso immaginare di avere il contatto in P2-1, però è ovvio che devo sostituire questi due profili coniugati con questi altri due, che in aggiunta alle caratteristiche proprie dei profili coniugati presentano anche un contatto di puro rotolamento. Va bene? Questo può essere facilmente verificato perché se facciamo riferimento alle traiettorie polari nel moto relativo, la velocità di questo punto appartenente a 1 sarebbe questa, ok? E si calcola come omega 1 o 1 P2-1, ma la velocità di questo punto deve essere uguale a quella dello stesso punto appartenente a 2, cioè condizione di puro rotolamento. Il disegno, ancora una volta, si complica, però il diagramma di velocità sarebbe di questo tipo, ok? Triangolare, con questa velocità nel punto di contatto che è la stessa. Quindi questo ragionamento è molto importante quando abbiamo a che fare con meccanismi con coppie superiori. È un ragionamento che riguarda, però, come dicevo prima, l'analisi. Noi vogliamo ora capire come si può progettare un meccanismo nel rispetto della legge di moto. Bene, allora, un modo è quello basato sul metodo dell'inviluppo, ok? Quindi, supponendo note le traiettorie polari che rappresentano la legge di moto assoluta o relativa che sia, come possiamo generare una coppia di profili coniugati?
va bene? La legge di moto è assegnata per il tramite delle traiettorie polari, quindi queste curve sintetizzano quella che è la legge di moto, cioè il legame di movimento tra il piano mobile e, diciamo, il piano fisso, per semplificare un po' le cose, no? Quindi parliamo per esempio di moto assoluto, che è più intuitivo, va bene? Quindi il piano mobile si muove rispetto al piano fisso nel puro arrotolamento della polare mobile su quella fissa, ok? Quindi queste due curve, ripeto, rappresentano la legge di moto. È ovvio che ciò viene garantito anche dalla conoscenza di una velocità angolare. Allora, vi dicevo, metodo. In sviluppo. Il metodo dell'inviluppo consiste nell'assumere uno dei due profili coniugati, solitamente con una curva semplice, per esempio un arco di circonferenza o anche una retta, e ricavare di conseguenza il profilo coniugato. Ok? Ecco, quindi se noi per esempio immaginiamo di attaccare un profilo noto, per esempio questo, che lo indico con eta, quindi è solidale al piano mobile, vogliamo andare a ricavare il profilo coniugato, ma il profilo coniugato, come vi ho appena accennato, può essere ottenuto come inviluppo della famiglia di curve generata da eta. Cioè, assunto questo profilo, va bene, che come vedete è solidale al piano mobile, quindi è attaccato alla polare mobile, durante il puro arrotolamento della polare mobile su quella fissa, naturalmente questa si porta appresso rigidamente la curva eta. Ok? Quindi istante per istante, immaginate una successione di fotogrammi, istante per istante voi vedete diverse curve eta, no? Eta, eta primo, eta secondo, nei vari istanti durante il movimento. Quella è la famiglia di curve eta, generate dalla legge di moto assegnata per il tramite delle traiettorie polari. Ok? Bene. Allora, vi dico subito, per avere già uno schema che rispetta in linea di massima, diciamo, le condizioni fondamentali, le condizioni di coniugio, il punto di contatto tra questo profilo e il coniugato lo posso già individuare, anche senza tracciare la curva in sviluppo, cosa che faremo qualitativamente dopo. Basta congiungere P con 0, o quantomeno andare a trovare tra il fascio di rette passante per P con 0 quella che è perpendicolare a eta. Ok? Fascio di rette passante per P con 0, analiticamente potrei scrivere l'equazione del fascio diretto e poi aggiungere la condizione di perpendicolarità alla curva eta, che ovviamente analiticamente dovrebbe essere nota mediante un'equazione, ovviamente. Ok? Ma in questo momento, in via intuitiva, questo fascio di rette ce n'è una di perpendicolare, che sembra essere all'incirca questa, ok? E questa sarebbe la tangente, giusto? Ci siete? Questa è la tangente, questa è la perpendicolare. E ora vi vado a tracciare qualitativamente questa famiglia di curve eta che vengono generate, ripeto, dalla legge di moto. Ok? Benissimo. Quindi avrò questa è
la famiglia di curve eta, chiaramente ne ho rappresentate soltanto alcune nei diversi istanti, va bene? E posso ricavare o tracciare la curva in viluppo, che geometricamente è una curva che è tangente a ciascuna curva della famiglia in un solo punto. Ok? Quindi se lo facessimo, diciamo, a mano, no? Sul foglio da disegno, dovrei prendere un curvilinee e scegliere la curva migliore che tocca tutte le curve della famiglia. Naturalmente ne avrò disegnato un certo numero, 5, 6, 10, ok, di curve della famiglia, e con il curvilinee dovrei tracciare, ripeto, una curva che risulta essere all'incirca tangente a tutte quante, toccandole tutte una sola volta. Va bene? Ok, traccio questa curva. Per esempio questa. E ci metto anche qui il tratteggio, perché noi in questo ragionamento abbiamo ipotizzato di ragionare su un moto assoluto, quindi ho messo, come vedete, il tratteggio su lambda, e quindi questo ci aiuta a ragionare. Quindi se il profilo eta è solidale ad L, il profilo che abbiamo generato, quindi diamo per esempio con sigma, è solidale a lambda, ma lambda è fissa e quindi è fisso anche il profilo sigma appena generato come curva in gruppo. Va bene? Cioè vale a dire che questo profilo rosa è solidale alla polare fissa. Va bene? Quindi il profilo sigma è ottenuto come curva in viluppo della famiglia di curve eta. Bene, questi profili così ottenuti, assegnato uno e ricavato l'altro per il tramite della legge di moto, sono coniugati. Ed era quello che volevamo, no? Perché noi stiamo incominciando a parlare di sintesi cinematica di meccanismi con coppie superiori, e quindi naturalmente i profili a contatto devono essere coniugati, ma tali da rispettare la legge di moto assegnata. Ok? Perché sono coniugati? È proprio per le caratteristiche geometriche dell'inviluppo, perché questa curva sigma, cioè la curva in viluppo, è tangente a eta in questo punto P, e in un solo punto, come dicevo prima. Tutto ciò naturalmente può essere dimostrato matematicamente, eh? Per il momento ve la sto raccontando, e poi avremo modo di dimostrarlo matematicamente. Benissimo, quindi le due curve, lo scrivo qui, eta e sigma, sono tangenti. Sono tangenti nel punto P. E questa è una prima cosa che viene fuori dal sviluppo, dal modo con cui sono state generate. Ma c'è un altro punto, perché per avere i profili coniugati noi dobbiamo rispettare non soltanto la condizione geometrica, ma anche quella cinematica. Quella cinematica, vi ricordo, i profili devono rimanere a contatto senza compenetrazione, ok? Quindi deve essere un contatto dolce, senza forzamenti, il che produrrebbe interferenze, no? Benissimo. Ma questo è automaticamente rispettato per come li abbiamo generati. Perché? Perché vedete, la
normale ai profili passa per pi con 0. Ma se la normale ai profili passa per pi con 0, che è il centro di istantanea rotazione del moto relativo, in questo caso più intuitivo, diciamo assoluto, ma il ragionamento è identico, che vuol dire? Vuol dire che la velocità relativa è tangente, per forza. Perché se la normale passa per pi con 0, la velocità relativa è tangente. Tant'è vero che se questa fosse la omega 0, che caratterizza il moto relativo, qual è il vettore velocità? È questo. Ok? Questa sarebbe la velocità di pi nel moto relativo. Naturalmente questa tangente deve passare qua. Ci siete? Quindi è un modo diverso per dire la stessa cosa. Nel momento in cui noi abbiamo due profili la cui normale del punto di contatto passa per il centro di istantanea di rotazione in modo relativo, automaticamente sono coniugati. Va bene? Questo viene applicato naturalmente in tutti i meccanismi con coppie superiori, tra cui le ruote dentate. Allora, stavo dicendo che la normale in P a eta e sigma passa per pi0, cioè per il centro di istantanea rotazione. Da queste due automaticamente ne deriva che eta e sigma sono profili coniugati. Quindi vuol dire che con questo metodo dell'inviluppo noi possiamo generare dei profili coniugati che rispettano la legge di moto che è stata assegnata per il tramite delle traiettorie polari. Vedete l'analogia tra questo discorso e questo? Qui ci sono le traiettorie polari che hanno un contatto di puro rotolamento e i profili coniugati che hanno un contatto di strisciamento. Ma entrambe queste coppie rimangono in contatto, anche queste sono coniugate, coniugate con puro rotolamento, coniugate con strisciamento, coniugate con rotolamento, coniugate con strisciamento. Ok? Ma in questo caso abbiamo introdotto un metodo che ci consente, assegnato il profilo eta, di ricavare il profilo coniugato sigma. Bene, questo approccio viene applicato in vari casi ai meccanismi a camme, è applicato anche alle ruote dentate. Va bene? Allora, facendovi uno schemino qualitativo, per quanto riguarda il meccanismo a camme, che cosa abbiamo? Nel caso dei meccanismi a camme, solitamente è assegnato uno dei due profili, che sarebbe il profilo della punteria. Ok? Profilo della punteria, possiamo avere la punteria a coltello, che è un discorso puramente teorico, ma nella maggior parte dei casi una punteria a rotella o una punteria a piattello, va bene? Il che vuol dire un profilo circolare o un profilo rettilineo. In esigenze particolari posso ragionare anche su un profilo rappresentato da una certa curva diversa. Ok? Bene, allora io vado a rappresentare qui il profilo, diciamo, circolare. Ok? Questo è uno dei due profili che in questo caso assume significato fisico, ed è, ripeto, il profilo della punteria. Quindi immaginiamo che questo sia il nostro eta, ok? Per fare un confronto con questo discorso generale. Qui abbiamo
immaginiamo di avere a che fare con una situazione corrispondente a quella di punteria traslante, quindi questo è l'asse della punteria, punteria centrata, quindi questo asse passa per il centro di rotazione della camma, va bene? Viene assegnato un cerchio di riposo della camma, cerchio che vado a rappresentare, quindi ho un cerchio di riposo R, naturalmente qui avrò un R piccolo che caratterizza questo profilo eta, la camma ruota intorno ad un centro fisso, ma per il disegno del profilo della camma è conveniente ragionare sul modo relativo, ok? Allora, se questa è la velocità angolare di rotazione della camma rispetto al telaio e di conseguenza, il profilo della camma ancora non l'ho disegnato, e di conseguenza la punteria si sposta verso l'alto con una certa velocità, va bene, in fase di salita. Per il tracciamento del profilo della camma, come vi dicevo, ci conviene applicare il concetto di modo relativo e di inversione cinematica. Cioè, mi conviene tenere fissa la camma, ok, e far girare il telaio. Cioè, è il discorso di catena cinematica, ok? La catena cinematica è la stessa, ma sto facendo riferimento a un meccanismo diverso, no? Quindi se io fisso questo, ottengo un meccanismo derivato dalla stessa catena cinematica, l'approccio di Franz Renault, ricordate, no? Se viceversa io ottengo fissa la camma, ottengo un meccanismo diverso, va bene? E questo è conveniente quando io sto parlando sia della costruzione, cioè manufacturing, quindi la realizzazione della camma stessa per fresatura, e sia per quanto riguarda l'applicazione teorica dell'indiluto. Va bene? Quindi se questa è la velocità angolare, devo semplicemente, se fisso questo, naturalmente questa girerà di meno omega. Cioè la stessa velocità angolare, però di segno contrario. Quindi far girare la camma in senso antiorario, di velocità omega, significa far girare tutto il telaio con una velocità angolare meno omega, va bene? Ok, è chiaro che questo è un meccanismo diverso in cui l'accoppiamento è determinato dalla presenza di una molla, solitamente determina l'accoppiamento, come ben sappiamo, ok, ma non voglio entrare nel dettaglio specifico del progetto del meccanismo a canne. Voglio semplicemente fare un'analogia tra questo approccio e questo. Vedete che in questo caso solitamente noi non conosciamo le traiettorie polari nel moto relativo, si possono ricavare, ma non le conosciamo a priori. Solitamente in questo caso quello che conosciamo è la legge di moto. La legge di moto viene assegnata solitamente per il tramite della legge delle accelerazioni, ok? Quindi nel caso più semplice di una legge di moto con accelerazione costante, noi abbiamo per esempio in fase di salita una legge di moto di questo tipo. Se andiamo qui a rappresentare accelerazione, velocità e spostamento, e quindi in funzione dell'angolo di rotazione della camma, che è anche uguale ad omega t con una omega costante di rotazione della camma, quindi ho una fase di accelerazione, è ovvio perché la punteria deve salire e poi deve fermarsi nel punto di alzata massima e poi deve tornare indietro, quindi alla fine io trasformo un moto rotatorio continuo della camma in un moto rettilineo alternativo della punteria, un po' come facevamo col manovellismo di spinta, come facevamo col meccanismo di Scotch-Jones,
ok? Ma con leggi di moto diverse. Ecco, in questo caso la legge di moto non dipende dalla lunghezza delle aste, perché non è un sistema articolato. La legge di moto dipende dalla forma dei profili coniugati. Siccome uno ha segnato, naturalmente dipende dalla forma della gamma, perché questo già l'abbiamo assegnato, ok? Dalla forma della gamma, che a sua volta dipende da questa legge di moto che è assegnata per il tramite della legge di accelerazione. Questa è la legge di moto della punta. Ok? Allora, per integrazione, qui è banale, l'integrazione, se l'accelerazione è costante, la velocità è lineare, naturalmente parte da velocità nulla la punteria, arriva a velocità massima, poi rallenta e si ferma in questo punto. Ok? Se vado ad effettuare una seconda integrazione per avere la legge dello spostamento, avrò un andamento in questo caso parabolico e quindi la legge diventerà questa. Quindi, per capirci, questa è l'accelerazione, questa è la velocità e questo è lo spostamento per successive integrazioni a partire dalla conoscenza della legge delle accelerazioni. Bene, questo diventa il profilo della gamma. O meglio, attenzione, diventa il profilo della gamma se la punteria fosse a coltello, ma c'è di mezzo l'inviluppo e da qui la connessione con il ragionamento fatto prima. Benissimo, cosa dovrei fare? Devo andare a considerare le diverse posizioni nella rotazione meno omega, va bene? Della punteria e poi andare a considerare l'inviluppo della stessa. Le posizioni in alzata vengono definite dalla S e poi devo andare a considerare l'inviluppo. Benissimo, quindi se io mi metto qui avrò per esempio questa posizione, se mi metto qui avrò per esempio questa posizione, ok? E quindi, come vedete, anche in questo caso io ho, quindi questo è eta, questo è eta primo, questo è eta secondo, ho una famiglia di curve. L'inviluppo di quelle curve mi dà il profilo della gamma, pur non conoscendo la legge di moto per il tramite delle traiettorie polari, ma vado comunque ad applicare là. Ok, questo sarebbe il profilo inviluppo. Quindi questo è un caso in cui viene assegnato un profilo e si ricava quello coniugato per inviluppo come fatto prima. L'unica differenza è che la legge di moto, ripeto, non è assegnata per il tramite delle traiettorie polari, ma mediante la legge di moto della punteria. Un altro caso che vi voglio subito accennare riguarda le ruote dentate con profilo devolvente. Bene, una caratteristica, ricorderete, delle ruote dentate con profilo devolvente è che la dentiera, cioè il rack, vale a dire la ruota dentata di raggio infinito, presenta un profilo rettilineo. Ok? Questa è una caratteristica del profilo devolvente. Quindi, se io conosco, per esempio, ipotizzo di conoscere una circonferenza primitiva e questa risulta essere la primitiva del rack, cioè della dentiera, se noi qui andiamo a considerare una eta che è attaccata alla curva polare della dentiera, il contatto è di puro arrotolamento, P0 è centro istantaneo di rotazione al modo relativo, quindi vuol dire che questo sarebbe O1, va bene? E l'O2 sarebbe all'infinito.
si troverebbe all'infinito naturalmente, perché questa qui è una retta. Ci siamo? Cioè, per capirci, qui abbiamo, per rendere la cosa più intuitiva, abbiamo una cosa di questo genere, eh? Ok? La dentiera, la gremagliera, termine più tecnico, no? Meno teorico, più tecnico, meccanico. Vogliamo ricavare il profilo coniugato a questo. Che vuol dire? Questo è quello che succede alla lavorazione delle ruote dentate, eh? Perché ci sono le dentatrici, che sono delle macchine utensili per l'asportazione di truce specifiche per la lavorazione delle ruote dentate, ce ne sono di vari tipi, e ce n'è una detta con utensile a coltello. Il coltello è rappresentato appunto da questa dentiera, che ha la funzione in questo caso di andare a tagliare per il viluppo i denti. Va bene? Quindi nel modo relativo è come se noi tenessimo fisso la ruota che vogliamo realizzare e girassimo intorno, aggiungendo naturalmente al moto relativo un moto di taglio, perché in questo caso noi dobbiamo andare ad asportare il trucciolo e generare per il viluppo il dente. Ok? Bene, questo discorso pratico è identico a quello teorico della generazione per il viluppo, assolutamente identico, cioè l'algoritmo che sta alla base spiega questo che viene fatto in pratica, cioè quello che si chiama non a caso il taglio per il viluppo, perché le ruote dentate possono essere generate dal punto di vista della fabbricazione con il taglio di forma, quindi con le frese a modulo, oppure con un taglio per il viluppo, per il tramite delle dentatrici. Ok? Bene, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un'altra posizione nel moto relativo io avrò un altro centro di istantanea rotazione che sarà un I con 0 primo, e naturalmente avrò una nuova posizione di eta che sarà eta primo, ok? E così via. Quindi anche qui ottengo una famiglia di rette il cui inviluppo genera il profilo devolvente. Ok? Questo dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico è il fianco del dente realizzato dalla dentatrice a coltello. Va bene? Questo discorso è molto fedele a questo approccio, perché come vedete c'è un profilo assegnato che sarebbe il profilo eta, che è rettilineo, e la legge di moto assegnata per il tramite delle traiettorie polari, quindi questo caso è ancora più vicino di quanto lo sia questo che abbiamo appena analizzato a proposito dei meccanismi a carico. Cioè questo è un caso particolare di questo. Per il viluppo ottengo i punti di contatto anche analiticamente. Dove li vado a beccare? E devo andare a prendere la normale passante per P con 0, quindi questo è un punto di contatto. Qui ci sarà un'altra normale e questo è un altro punto di contatto. Quindi qualitativamente la curva in sviluppo è di questo tipo. Va bene? Questa è la curva in sviluppo che la indichiamo ancora una volta con sigma in sviluppo della famiglia di rette. Bene. Ma a questo proposito generalizziamo ulteriormente il discorso, sempre con l'obiettivo di generare profili coniugati e quindi progettare meccanismi con coppie superiori. Abbiamo parlato del metodo di sviluppo in cui uno dei due profili viene assegnato. Va bene?
ma noi possiamo avere l'esigenza, ed è il caso delle ruote dentate, di generare la coppia di profili. Quindi io non ne assegno neanche uno, voglio generare la coppia di profili, nel caso più generale possibile. Quindi la legge di moto relativa è assegnata, ancora una volta, per il tramite delle traiettorie polari. Quindi noi abbiamo, ancora una volta, le traiettorie polari, chiama questa con lambda L P con 0, centro di istantanea rotazione del moto relativo, e questa è la tangente. Va bene? Quindi il punto di partenza è sempre lo stesso. Però mentre nel caso dell'inviluppo assegniamo un profilo e lo riteniamo solidale al piano mobile, cioè alla polare mobile, generiamo l'altro per l'inviluppo, in questo caso noi vogliamo generare entrambi i profili. Stiamo parlando del teorema di Camus. A volte conosciuto anche su alcuni testi come metodo dell'epiciclo. Dell'epiciclo o, come riportato sul testo di Franz Reuleaux, auxiliary centrone, no? Cioè noi utilizziamo una polare ausiliaria per poter generare una coppia di profili coniugati su posta nota la legge di moto relativa per il tramite delle traiettorie polari. Ed è quello che andiamo a fare. Allora, immaginiamo che questa sia, e la indichiamo con epsilon, come viene solitamente fatto, la auxiliary centrone, cioè la polare ausiliaria o la curva epiciclo. Come vedete è una curva che è tangente alle polari anch'essa in P con 0, nel centro di istantanea rotazione. Allora, un modo per generare la coppia di profili coniugati, secondo il teorema di Camus, è quella di scegliere un punto del piano mobile solidale alla polare ausiliare, non a L, alla polare ausiliare. Quindi epsilon individua un altro piano mobile. Ok? Immaginate dei fogli sovrapposti. Va bene? Oltre al piano della lavagna, che rappresenta il piano fisso solidale a lambda, abbiamo un foglio, diciamo, trasparente, solidale ad L, e un altro foglio trasparente che è solidale ad epsilon. Scelgo su questo secondo piano mobile un punto, che è per esempio questo, M, e vado a considerare il moto di puro rotolamento di epsilon su lambda, quindi epsilon su lambda come moto rigido di puro rotolamento. È come se epsilon fosse la polare mobile, però di un moto diverso. Va bene? Il punto M traccerà una traiettoria, si muove nel puro rotolamento di epsilon su lambda. Il punto M traccerà una traiettoria, giusto? Traiettoria che sarà, diciamo, assunta come, quindi materializzata questa traiettoria, sarà assunta come profilo, come un profilo sigma solidale a lambda. Va bene?
Ok, quindi questa traiettoria di M nel moto di puro arrotolamento di epsilon su lambda genera una, appunto, è una traiettoria che la assumo come profilo solidale a lambda. Quindi da questo moto noi otteniamo il profilo sigma, ok? Analogamente, ora vado a considerare il moto di puro arrotolamento, sempre di epsilon, quindi della polare ausiliaria, sulla polare L. Quindi la L diventa la fissa e la mobile rimane sempre la epsilon. Ci siete? È chiaro che M, siccome le curve sono cambiate, perché la epsilon è rimasta la stessa, ma al posto di lambda c'ho la L, e quindi il moto è diverso, naturalmente. Ci siete? Quindi anche la traiettoria di M sarà diversa. Se è cambiata la polare fissa, è cambiata anche la traiettoria di M. La traiettoria di M è, per esempio, questa, che viene ancora materializzata in un profilo. Quindi da traiettoria diventa un profilo di un corpo rigido. Questo profilo lo indico con S e tale profilo lo considero, per come è stato generato, solidale questa volta ad L. Quindi dal moto di puro arrotolamento di epsilon su L io ho generato il profilo S. Tali profili sono coniugati. Perché sono coniugati questi due profili? Perché sono stati ottenuti entrambi come traiettorie. E allora, se sono stati ottenuti come traiettorie, il vettore velocità è tangente alla traiettoria, cioè perpendicolare alla normale passante per pi con zero. Ok? Quindi cosa vuol dire questo come conseguenza? Che la normale comune ai due profili così ottenuti, va bene? Passa per pi con zero. E questo è sufficiente per dire che i profili sono coniugati. Perché se la normale comune passa per pi con zero, l'abbiamo spiegato prima, vuol dire che la velocità relativa è tangente ai profili. Ma se è tangente ai profili vuol dire che hanno la stessa normale, cioè stessa componente normale, cioè sono coniugati. Quindi questo è un metodo per poter generare una coppia di profili coniugati. Il discorso è completamente generale, perché la legge di moto è assegnata per il tramite di lambda ed L, scelgo una terza curva, che è la polare ausiliaria, e scelgo un punto su questo terzo piano, e nei modi di rotolamento di epsilon su lambda e epsilon su L genero due traiettorie che corrispondono ai profili sigma S, cioè profili coniugati. Va bene? Una ulteriore generalizzazione di questo discorso, cioè del teorema di Camus, si ha quando, anziché considerare la traiettoria di un punto, vado a considerare l'inviluppo di un'altra curva che è solidale ad epsilon. Quindi se io qui introduco un'altra curva, questa per esempio, nel caso più generale possibile, la indico con eta e la considero, attenzione, solidale a epsilon, disegnata apposta dello stesso colore, bene, ancora una volta, nel modo di puro arrotolamento di epsilon su lambda, eta genera una famiglia il cui inviluppo mi dà un profilo. Il modo di puro arrotolamento di epsilon su L
produce una nuova famiglia della stessa curva iniziale, ma le due famiglie di curve sono diverse anche se la eta iniziale è la stessa, perché ho cambiato la polare fissa, nel primo caso lambda, nel secondo caso L. Quindi ho due famiglie, ripeto, generate dalla stessa curva iniziale, cioè la eta. L'inviluppo di queste due famiglie, dell'una e dell'altra, corrispondono, gli inviluppi corrispondono a due profili coniugati. Va bene? Quindi, se io vado a considerare qui ancora la normale, questo è un punto di contatto Q, ottengo anche in questo caso queste, per esempio, sono le due curve in sviluppo, questa è sigma star e questa è S star, sono le due curve in sviluppo e sono due profili coniugati anch'essi. Questa è una generalizzazione del discorso fatto prima relativamente alle traiettorie. Vi dico subito che questo discorso può essere, con non poche difficoltà, per essere sincero, esteso al caso spaziale. Ok? È un concetto valido in generale anche nel caso spaziale ed è di fondamentale importanza per la progettazione di ruote dentate, anche con profili diversi, perché noi siamo abituati al profilo devolvente, che indubbiamente presenta una serie di vantaggi, non a caso è stato assunto come il profilo di riferimento, ma dal punto di vista teorico quella è una soluzione. Ne potremmo trovare tante altre derivate dall'applicazione generale del teorema di Campo. Per chiudere queste considerazioni, vi dico subito che due profili noti per le ruote dentate sono i profili cicloidali e i profili a devolvente. Neanche a farla apposta, i profili cicloidali vengono fuori dall'applicazione del teorema di Camus nella prima forma, come generazione di traiettorie di un punto, i profili a devolvente vengono fuori dall'applicazione di quest'altro discorso, ma entrambe sono derivate dal teorema di Campo. Infatti, andiamo ora, diciamo, un saltino nel campo delle ruote dentate. Ruota dentata circolare, mettiamoci nel caso più standard. Quindi, se io ho una coppia di circonferenze primitive, ok, rapporto di trasmissione costante, quindi ho delle circonferenze primitive che dal punto di vista cinematico, come detto più volte, corrispondono alle traiettorie polari nel moto relativo. Quindi immaginiamo che questo sia il centro O1, questo è il centro O2, questa è la circonferenza primitiva P2, questa è la circonferenza primitiva P1 e questa è la tangente, questa è P con 0. Va bene? E beh, noi qui i raggi abbiamo visto come li ricaviamo, no? Quindi questo è il raggio primitivo 2, questo è il raggio primitivo 1. Come li ricaviamo? Vi ricordate? Discorso molto semplice. Dal punto di vista tecnico, quali sono le specifiche di progetto? Rapporto di trasmissione e interasse. Quindi la distanza 1-2. Va bene? E quindi nel momento in cui conosco il rapporto di trasmissione, che è uguale a omega 1 su omega 2, dalla condizione di puro rotolamento delle primitive, cioè delle polari, questo è uguale a R2 diviso R1, ma so anche che l'interasse indicato per esempio con D, cioè O1-2, è uguale a R1 più R2, l'abbiamo già fatto, due equazioni, due incognite, ricavo R1 e R2 in funzione dei parametri noti che sono rapporto di trasmissione e interasse.
perché io voglio trasmettere il moto tra due assi paralleli, no? Motore utilizzatore, quindi questo è un dato geometrico solitamente noto, così come è noto il rapporto di trasmissione, perché voglio adeguare la velocità del motore a quella dell'utilizzatore. Ci siete? Quindi sono in grado io di fare questo disegno. Io ho questo schema iniziale, derivato da questo, perché ho ricavato R1 e R2. C'è un problema, però, no? Voi avete fatto meccanica applicata alle macchine, quindi insomma stiamo un gradino oltre. E qui noi potremmo assumere le circonferenze primitive come profili di ruote di frizione, ok? E trasmettere il moto in questo modo. Cioè, teoricamente è possibile, però come al solito la cinematica è importante, ma non è tutto, perché noi vogliamo trasmettere forza, quindi non soltanto velocità, ma anche forza, cioè vogliamo trasmettere potenza, potenza meccanica. E quando andiamo a fare i conti con le forze, lì chi spinge? C'è un contatto, possiamo affidarci soltanto all'attrito, non c'è niente, non ci sono i denti, no? Siete d'accordo? Quindi sono limitato, no? Ci sono dei tentativi, come nel caso per esempio dei variatori meccanici di velocità, no? Dove in effetti vengono utilizzate delle ruote di frizione, insomma per altri motivi, ma indubbiamente sono limitato nella trasmissione di forza, perché mi devo affidare unicamente all'attrito. Allora viene abbastanza intuitivo, a chi ci ha pensato tempo fa, di mettere dei denti, ok? Ma i denti come? È abbastanza intuitivo dire, beh, qui c'ho lo strisciamento, perché quando supero il limite di aderenza striscia. E allora per migliorare le cose io qua ci metto dei denti, no? Li disegno così, qualitativamente. Ma attenzione, che noi stiamo parlando di profili coniugati, cioè l'accoppiamento cinematico deve essere corretto, perfetto, chiaro? Quindi non possiamo accontentarci di questa idea iniziale, noi dobbiamo dire quale curva ci garantisce quella legge di moto e nello stesso tempo un accoppiamento cinematico corretto. Poi ci sono n altre condizioni, ovviamente, cioè minimizzare lo strisciamento significa migliorare il rendimento, non è poco, d'accordo? Bene, come facciamo? Ecco qua, teorema di campo. Allora io conosco le traiettorie polari nel moto relativo, quindi ho gli stessi dati iniziali che vengono considerati nel teorema di campo. Quindi il punto dove sta? Scegliere la polare ausiliare. Vabbè, qua mi dice una qualsiasi curva, chiaramente con una certa continuità, ma quale vado a scegliere? Potendone scegliere infinite, se possibile cerco di complicarmi la vita il meno possibile, naturalmente, se ci riesco. Quali sono le due curve più semplici che conosciamo? La retta e la circonferenza. Guardate un po', le ruote cicloidali derivano dall'aver scelto come polare ausiliare epsilon una circonferenza e nel caso delle ruote evolvente una retta. Quindi il ragionamento che stiamo facendo insieme è stato fatto in passato, ovviamente, da chi ci ha pensato prima di noi. Bene, allora parlando di ruote cicloidali, se noi qui andiamo a prendere come polare ausiliaria una circonferenza e la chiamo epsilon con 1, perché per comodità io disegno una parte del profilo che sta sopra le primitive con una epsilon con 1 e un'altra parte del profilo con una epsilon con 2. Perché? No? Potendo anche ottenere il risultato utilizzando solo la epsilon con 1. C'è un altro ragionamento, vedete qui ho disegnato qualitativamente i denti, molto qualitativamente, ma a cavallo delle primitive. Perché non ho fatto questo? No? Cioè distante dalla primitiva. Io posso comunque generare dei profili coniugati che sono lontani dal centro istantaneo a rotazione. E funziona lo stesso. Se sono coniugati, se la legge di moto è rispettata, funziona.
ma non mi conviene, perché, attenzione, più mi allontano da pico 0, che è il centro di istantanea di rotazione in modo relativo, e più aumenta la velocità di strisciamento, cioè vale a dire questa velocità arancione. Non vi dimenticate mai, il diagramma delle velocità è lineare, quindi se questo è il centro, se io vado a prendere un punto qui, la velocità di strisciamento in questo punto è data da questo diagramma lineare, eh? Che è molto più grande, d'accordo? È molto più grande. Quindi, per contenere la velocità di strisciamento, la velocità di strisciamento è associata alla potenza perduta, perché forza-velocità è potenza, ma la forza in questo caso sarebbe la forza di attrito, per la velocità relativa è potenza perduta, e quindi mi fa abbassare il rendimento. Quindi vuol dire che la potenza in ingresso viene persa, in buona parte persa, insomma, trasformata, parlo di potenza meccanica persa naturalmente, viene trasformata in riscaldamento, cioè in calore, forma più degradata di energia, va bene? E quindi mi conviene assolutamente contenere la velocità di strisciamento e andare a disegnare i profili coniugati a cavallo delle primitive. Questo è il motivo per cui si scelgono. Due polari ausiliarie. E a questo punto devo semplicemente applicare quello che ho detto prima, cioè il teorema di Kammer. Scelgo un punto tracciante, che può essere questo, su questa circonferenza, vado a considerare il rotolamento di epsilon con 1 su lambda, e questo genera che cosa? Siccome questa circonferenza è esterna a questa, genera una epicicloide, perché è esterna alla circonferenza, giusto? Quindi noi qui otteniamo il rotolamento di epsilon con 1 su lambda, scusate, su lambda, su P2, otteniamo un arco di epicicloide analogamente nel rotolamento di epsilon con 1 su pi con 1 ottengo un'altra curva, in questo caso ho il rotolamento di una circonferenza interna ad un'altra, quindi la curva è una ipocicloide, va bene? E questi profili sono coniugati tra loro. Coniugati tra loro sempre per lo stesso motivo detto prima, è chiaro, questo è un caso particolare di questo, perché queste sono traiettorie materializzate in profili, e tali profili sono coniugati perché derivati dalle traiettorie. Quindi è ovvio che questo è il centro di istantanea rotazione, e quindi è naturale che il vettore velocità relativa e tangente, questo è sufficiente a dire che i profili sono coniugati. Ok? Potrei continuare nel tracciamento, ma il disegno si complicherebbe inutilmente. Ecco, voglio concludere il discorso facendo un nuovo schemino per ciò che riguarda il profilo evolvente. Va bene? Quindi in questo caso applico il teorema di Camus scegliendo come polare ausiliare una circonferenza, e questo genera quelle che si chiamano le ruote cicloidali. Le specifiche del progetto iniziali sono sempre le stesse, no? Interasse, rapporto di trasmissione, disegno, le traiettorie polari relative, cioè le circonferenze primitive. Quindi diciamo che lo schemino iniziale è naturalmente lo stesso.
In questo caso, bene, in questo caso noi possiamo dire, ma qui abbiamo scelto una circonferenza come curva ausiliaria, proviamo a scegliere una retta, cioè l'altra curva semplice, anzi più semplice della circonferenza. Vediamo cosa viene fuori. Allora, la epsilon è proprio questa, no? Perché dovendo essere tangente alle curve in P con 0 ed è una retta, coincide con la tangente, ovviamente. Giusto? Quindi questa è la mia epsilon. Vogliamo applicare il teorema di Camus, o meglio, vogliamo provare ad applicare il teorema di Camus nella stessa forma, così come abbiamo fatto per le ruote cicloidali, cioè vale a dire generare la coppia di profili sigma ed S come traiettorie di un punto. Vediamo cosa succede. Scegliamo un punto tracciante, per far venire il disegno più chiaro mi metto abbastanza lontano, mi metto qui per esempio come punto tracciante. Qui ho scelto questo punto tracciante M e qui scelgo il punto tracciante M solidale. Allora, stesso discorso, un arrotolamento di epsilon su P con 2, ottengo una curva che è questa curva, in particolare una curva evolvente, no? Perché questo modo di procedere mi porta ad avere una curva evolvente che presenta proprio una cuspide, come vi sto rappresentando, sulla circonferenza primitiva P2. Va bene? Ok, fin qui nessun problema. Ora devo far rotolare epsilon su P con 1. Applico il teorema di Camus, ovviamente. E lo stesso punto tracciante traccerà un'altra traiettoria, naturalmente, perché la epsilon è la stessa, ma al posto della P2 ho la P con 1. Che cosa accade? Accade questo, attenzione. Anche qui ho una cuspide. La tangente alla cuspide è data da questa curva, questa retta radiale. Ma questo solo per capire meglio il disegno, ma non è importante per ciò che stiamo dicendo adesso. Vedete come vi ho disegnato queste curve? Bene, questi profili, nel rispetto del teorema di Camus, sono coniugati. Quindi noi otteniamo questo risultato. Va bene? Questa è la tangente comune. E la normale comune coincide proprio con epsilon, che va a finire in P con 0. Quindi i profili sono coniugati. Del resto abbiamo applicato il teorema di Camus, quindi, che è valido in generale, quindi i profili sono coniugati. Ma vedete i colori diversi? I profili sono tangenti e sono coniugati, perché la normale comune passa per P con 0. Ma si attraversano. Vedete? Qui ho giallo-verde, qui ho verde-giallo, si attraversano, sono tangenti in M, ma si intersecano. E quindi non possono essere utilizzati come profili di denti. Qui dal punto di vista teorico va tutto bene, dal punto di vista pratico, se io vado a fare questi denti, si produce interferenza, perché i profili si intersecano. Va bene? E quindi, perché si intersecano? Qui possiamo spiegarla meglio questa cosa.
Perché queste curve, come si dice, sono delle curve osculatrici. Osculatrici perché praticamente hanno lo stesso cerchio osculatore, quindi lo stesso raggio di curvatura. Possiamo dimostrarlo in maniera semplice, sulla base di ciò che sappiamo, perché se io vado a considerare, per esempio, il modulo di epsilon su pi con 2, qual è la circonferenza dei flessi? La circonferenza dei flessi si ricava subito, perché noi sappiamo che meno 1 su delta è uguale a 1 su r lambda, ma in questo caso sarebbe l'r di P2, giusto? Che diventa la fissa per questo ragionamento che stiamo facendo, giusto? Meno 1 su r della mobile, ma la mobile in questo caso è la epsilon, ma la epsilon tende all'infinito perché è una retta, questo non c'è. Quindi il diametro della circonferenza dei flessi delta è uguale a meno r della P2, cioè sta dall'altra parte. Quindi la circonferenza dei flessi del moto di epsilon su P2 è questa. Perché? Perché il diametro della circonferenza dei flessi è uguale a questo raggio, cioè al raggio, diciamo, della P2 o alla R2. Va bene? Perché ho tracciato la circonferenza dei flessi? Perché, per esempio, vogliamo andare a capire qual è il centro di curvatura. Niente di più semplice, perché noi dobbiamo semplicemente congiungere m con p con 0 fino ad intersecare la circonferenza dei flessi in m'. Ma m' dove sta, se quella è proprio la retta tangente? L'm' coincide con p con 0. Ma applicando la formula di Euler-Savary contratta, io ho che omega di m è uguale a p0m al quadrato diviso m'm, ma p0m e m'm sono uguali tra loro, quindi omega m è uguale a p0m, quindi vuol dire pure omega sta qua, qui c'è omega m è questo, ed è lo stesso per tutti e due i profili. Queste sono le proprietà delle curve, quando due curve hanno lo stesso centro di curvatura, come abbiamo dimostrato applicando la formula di Euler-Savary contratta e la circonferenza dei flessi, in questo caso noi abbiamo compenetrazione, va bene? Cioè i profili si attraversano pur essendo tangenti e coniugati tra loro, ok? In realtà, se l'ordine del contatto aumenta, non si attraversano più, ma non è questo il caso. Va bene, allora chiudiamo il discorso per quanto riguarda l'applicazione del teorema di Camus. Abbiamo capito che per quanto riguarda la generazione dei profili del dente ad evolvente, perché queste curve sono curve evolventi, non va bene, non va bene perché ottengo profili coniugati che non sono realizzabili, e allora vado ad applicare il teorema di Camus nella forma più generale, cioè vado a considerare una seconda curva eta solidale ad epsilon. Anche qui, dovendo scegliere una seconda curva attaccata ad epsilon, quale vado a prendere? La più semplice possibile, cioè una retta. Quindi prendo un'altra retta che assume il ruolo della eta del teorema di Camus. Questo è quello che si fa, e quindi se io vado a prendere, diciamo qui fuori, questa retta, eta, come vedete, dello stesso colore in quanto appartiene allo stesso piano mobile, che è il piano mobile della curva ausiliaria o della curva epiciclo,
vado a generare la coppia di profili come in Viluppo. Va bene? E ottengo quello che voi sapete, cioè il profilo ad evolvente delle ruote dentate, ma il profilo ad evolvente non delle circonferenze primitive, bensì delle circonferenze basi. Ok? E questo si può dimostrare. Ma tutto deriva dall'applicazione generale del teorema di Cannon. Bene? E allora qui posso andare a tracciare la perpendicolare. Per il Viluppo io ottengo dei profili che sono coniugati e che non si attraversano più. Va bene? Tutto ciò deriva appunto dall'applicazione del teorema di Cannon. Quindi alla fine abbiamo applicato il metodo dell'inviluppo a partire dalla conoscenza delle leggi di moto per il tramite delle traiettorie polari, in cui viene assegnato un profilo e si ricava l'altro, oppure vengono generati entrambi i profili applicando il teorema di Camus, che viene detto anche metodo dell'epiciclo. Va bene? Questi sono i metodi fondamentali per generare, nel caso più generale possibile, dei profili coniugati per meccanismi che sono basati sull'utilizzo di coppie cinematiche superiori piuttosto che i sistemi articolati che abbiamo considerato fino ad ora.